Lunedì mattina nella cripta della cattedrale, Monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola, ha celebrato la messa nella festa di Santa Barbara, alla presenza dei vigili del fuoco e del genio ferrovieri di cui è patrona. Celebriamo la solennità di Santa Barbara, è la patrona dei vigili del fuoco, del genio ferrovieri, del 121esima artiglieria. Perché è una festa così grande? Perché abbiamo bisogno di una patrona per un corpo e per questi corpi che hanno bisogno di aiuto, sempre. C'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di intervenire davanti al bisogno degli ultimi, il bisogno dell'uomo, di ogni uomo. Ed è per questo che è un gesto sempre bello quello di chiedere e domandare l'aiuto del Signore, soprattutto alle nostre grandi patrone. Ecco, è una festa grande ed è una festa che ci ricorda che la cosa grande della vita è poter dare una mano, poter intervenire nel bisogno ed essere d'aiuto, soprattutto nei momenti di difficoltà. E questo lo abbiamo sperimentato quante volte con le alluvioni in questi giorni, con gli straventi, con tutto quello che ci è capitato, con i terremoti. Abbiamo proprio bisogno di un corpo e di persone che siano disponibili ad intervenire nel bisogno e ad essere pronti per aiutare le persone e la gente. Quindi viva Santa Barbara e viva i Vigili del Fuoco, il Genio Ferrovieri e l'artiglieria. Celebrare la nostra patrona ha un significato particolare perché rappresenta l'esempio di chi affronta i pericoli con serenità e con sacrificio e con coraggio, anche quando a essere a rischio è la propria incolumità. Dunque nel solco di chi ci ha preceduto e in particolare di chi è caduto assolvendo il proprio dovere, invochiamo uniti la protezione della nostra Santa Patrona, Santa Barbara, contro il fuoco, le esplosioni e le morti improvvise. Come quando siamo chiamati a soccorrere le popolazioni colpite dalle calamità o quando interveniamo per bonificare il territorio dagli insidiosi ordigni bellici inesplosi. E poi quando tracciamo vie sicure o erigiamo protezioni a difesa dei nostri fratelli in armi. Sono protezioni moderne, ma rievocano le antiche torri ed è proprio le antiche torri che ci accomunano con la nostra Santa Patrona. E quando noi riusciamo a festeggiare a fine anno il successo delle operazioni di soccorso, come per esempio quello dell'alluvione, un'azione amministrativa degna delle aspettative del territorio e soprattutto un'attività di soccorso che si è conclusa senza infortunio, beh, per noi questo è molto molto importante, è l'attaccamento del pompiere tra virgolette a Santa Barbara è frutto di tutte queste esigenze.